L'opposizione siriana non crede all'impegno del governo di Damasco di accettare osservatori internazionali. Sarebbe soltanto una manovra per guadagnare tempo, senza una reale intenzione di accettare il piano della Lega Araba che punta a far uscire il paese dalla crisi. Il nostro obiettivo è di fermare la violenza e proteggere i civili. Il modo per arrivare a questo sarà discusso con le Nazioni Unite, la Lega Araba, i nostri alleati e i nostri amici. Le proteste sul terreno continuano e continua la repressione. Nella sola giornata di lunedì ci sarebbero stati almeno 13 morti. Queste immagini vengono da Homs, città simbolo della rivolta contro il potere di Bashar al-Assad.